Sì. Bella a tutti ragazzi. Oggi sono qua col mio super cane Ronny, che praticamente ormai è da 5 anni che vive praticamente insieme a me. Ed è da 5 anni che praticamente c'è questa presenza in famiglia, che è una presenza molto, molto positiva. E da cui traggo sempre degli esempi molto, molto positivi. Quindi, come dicevo, lui è Ronny, ha 5 anni. È un bull terrier, per chi non l'ha capito, giusto? E l'ho preso io contro il volere di tutta la famiglia, ma adesso è il più benvoluto in famiglia, penso più di chiunque altro, no? Cosa mi ricorda Ronny? Ronny mi ricorda molto una metafora che rappresenta un po' la mia vita, ma forse anche la vita di molte persone che guarderanno questo video, no? La vita vista come una costrizione, no? Una perpetua vita vissuta al guinzaglio come un cane, no? La vita vissuta a guinzaglio, no? In cui tutti pensano di essere liberi, no? Però alla fine c'è sempre un guinzaglio che ti tiene, che magari per tanti sono le bollette che ti costringono a un certo tipo di vita, un certo tipo di situazioni, le bollette, ma tante cose, no? Ma anche solo il fatto di dover mangiare, no? Quindi di doversi procurare sempre da mangiare, no? Quindi qualsiasi cosa tu vuoi fare, devi comunque sempre pensare, renderti conto che devi procurarti dei soldi o fare qualcosa, insomma, per mangiare, no? Quindi alla fine non sei mai libero al 100%, perché è sempre qualcosa che ti costringe a fare qualcos'altro di cui non sempre sei felice di fare. Quindi appunto la vita secondo me viene vista, c'è cioè una visione della vita appunto come una sorta di freno che abbiamo tutti in qualche modo, cioè tutti in qualche modo hanno un freno, no? E che magari può essere la scuola per alcuni, in quanto vi fa schifo la scuola, tantissime cose, però tutti abbiamo un freno che per me è rappresentato benissimo dal cane che magari vorrebbe correre dove vuole, però ha sempre un guinzaglio che lo tiene e che lo riporta, diciamo, al padrone, no? Anche se magari lui vorrebbe della libertà, però sa anche lui, no, di essere legato per il mangiare o per il caldo della casa, qualsiasi cosa, al padrone. Un'altra cosa che però invece invidio ai cani è il senso del pudore, no? Che nella maggior parte dei cani è inesistente, no? Cioè il cane non è che si fa problemi, insomma, a espellere i suoi bisogni davanti a tutti, no? È proprio in quel senso invece il cane è molto libero, non ha delle definizioni che li costringe la società. Che lo costringono, come noi abbiamo la società attorno, che ci costringono a fare delle cose alla fine contro natura, no? Cioè, nel senso, se ci pensiamo, e adesso è ovvio, sto parlando, magari dice, qualcuno dirà, questo qua è proprio stupido, però, cioè, nel senso, se ci pensate, per esempio, il water non esiste in natura, no? Però noi ci straniamo se dobbiamo fare dei bisogni in pubblico, no? Il cane invece è libero, il cane è veramente libero da quel punto di vista. O anche dal punto di vista di avere un rapporto con una femmina, no? Il cane non ha problemi a farlo in piazza, davanti ad altri cani, davanti ad altra gente, davanti ad altre persone. Mentre noi, magari in certi locali possiamo essere liberi, sì, però non siamo liberi, cioè mentre il cane lo farebbe ovunque in qualsiasi contesto, noi comunque magari lo faremmo solo in alcuni contesti, no? Davanti a qualcun altro, magari quelli che hanno una mentalità più aperta, però non lo faremmo mai uscendo così in centro, in piazza, in una giornata qualsiasi di un mercoledì mattina, no? Magari quando c'è il mercato davanti a tutti, no? C'è sempre questa appunto non libertà, no? Di fondo, non questo pudore, questo senso di costrizione che non ci lascia liberi di fare quello che vogliamo, liberi di grattarci, tipo adesso, no? Anche il cane si stava grattando quando vuole, liberi di sbadigliare quando vuole, non c'è abbastanza libertà come in realtà crediamo, no? Tipo anche adesso, anche se filmato, il cane si gratta.
invece sono filmato, certe cose magari non le faccio. Per questo, no, c'è questa sorta, cioè, avere un cane mi ha insegnato molte cose, no? Al di là, ok, dell'affetto che ti può dare un cane, che è imparagonabile a quello che ti possono dare le persone, però ti insegna tante cose appunto nel quotidiano, nella vita di ogni giorno, ti fa capire come tutti, anche se ci sentiamo liberi, come io che faccio un lavoro e potrei dire sono l'uomo più libero del mondo, però non sono libero in realtà di fare un c***o, c'è sempre qualcosa, qualche punto che ti frena da qualche parte. E questo prima non ci facevo tanto caso, da quando ho avuto il cane, diciamo, ho capito di più certe cose, certe situazioni. Beh, comunque sì, lui è un cane comunque che magari tanta gente potrebbe aver paura, no? Perché è un cane considerato da combattimento, giusto? In realtà è molto, cioè, lo vedete da voi, è strabuono, ci dormo anche assieme, quindi è ovvio che se qualcuno gli rompe le palle è il primo a incazzarsi, ma quello direi che è normale. Adesso ovviamente siamo... è Natale, no? Oggi è Natale. E quindi... qual è il miglior augurio che posso darvi a tutti di buon Natale se non con un cane? Perché ovviamente l'augurio che vi faccio è di amare tutte le persone incondizionatamente come fa un cane. Non avere rancori verso nessuno, perché la vita comunque continua e va avanti, e bisogna fregarsene certe volte del passato per continuare a vivere meglio nel presente e nel futuro, no? Cercare sempre di dare del bene per ricevere del bene. Io credo un po' nel karma, no? Penso che se tu dai qualcosa ti torna prima o poi, no? Sia in positivo che in negativo. Vi consiglio a tutti, se non l'avete, di prendervi comunque un amico a quattro zampe, cosiddetto, no? È ovvio che tanti dicono di gatti cose, a me i gatti non piacciono, a parte che sono allergico ai gatti, però non mi piacciono, e ovviamente preferisco i cani. Vedete, torniamo al senso del pudore, il cane non ha problemi a leccarsi la gamba davanti a me, cioè non è un problema lavarsi tra virgolette davanti a me, non è che lo fa perché non ha rispetto di me, lo fa perché è una cosa naturale, se mi sente così lo fa, basta, capito? E tante volte mi piacerebbe avere la sua libertà, la sua, questa è una libertà incredibile, che vogliamo o no, no? Cioè, il mio cane rutta davanti a me, o anche davanti ad altri cani, davanti ad altre persone, cosa che noi, ok, siamo tra amici, magari lo facciamo ridendo, però quella comunque sono determinate situazioni, il cane non è che ha determinate situazioni, noi non rutteremmo mai in chiesa, per capirci, capito? Quindi quello che vi auguro a tutti è un Natale ricco di felicità, ricco di amore, ricco anche di... beh, quello è ovvio, no? E speriamo appunto in un nuovo anno pieno di questa e anche pieno di tantissime soddisfazioni per tutti, no? Quindi vi ripeto, non tenete rancore verso nessuno, cercate di costruirvi una vita in cui il guinzaglio di cui vi parlavo prima sia il più lungo possibile, no? Proprio lungo, cioè in modo da averlo più lungo possibile questo guinzaglio e di lasciarvi quindi più libertà possibile. Quindi cercate di avere questo guinzaglio il più lungo possibile veramente, di averlo proprio lungo al massimo, quanto più riuscite, in modo da essere anche in quella che tutti abbiamo, perché tutti abbiamo una schiavitù, come ripeto prima, però anche in questa schiavitù enorme di avere il massimo della libertà. Quindi cerchiamo di crearci per il prossimo anno un guinzaglio molto lungo, no? E cerchiamo di crearci come il cane una libertà sempre maggiore, quindi è ovvio che non vi dico di arrivare tipo in classe, a scuola e fare i propri bisogni in classe, no? Come, cioè, farebbe anche il cane, cioè il cane è ovvio che non fa i suoi bisogni in casa, ma perché tu gli hai insegnato a non farli, capito? Quindi anche noi alla fine abbiamo creato una sorta di questo di fare, però se no il cane lo farebbe anche in casa, magari prenderebbe un punto, non la farebbe ovunque, però la farebbe anche lì senza problemi.
ma di crearvi una libertà, nel senso di cercare sempre di fare quello che volete voi, senza mai avere rancori o sentirvi male perché fate qualcosa che magari piace a voi ma non piace agli altri. Ecco, non dico di essere come i cani, no, in quel senso, ma dico proprio di cercare di fare quello che vi piace sempre, a tutti, questo lo dico, di non vergognarvi di essere quello che siete, perché alla fine dovete convivere tutta la vita con voi stessi, e solo quando riuscirete a non vergognarvi di voi stessi e di girare in tuta, come faccio anche io, cioè, devi riuscire ad avere una concezione di star così bene con te stesso che te ne deve fregare il giudizio di chiunque. Quando arrivi a quello sei libero, sempre ovviamente, cioè diciamo che è un guinzaglio lunghissimo, quindi questo vi auguro per il 2018, di essere molto liberi, di fare quello che vi piace, di andare con chi vi piace e di godervi la vita per quello che piace a voi, sempre cercando di non disturbare gli altri, no? Ma nel vostro, in cui non date fastidio a nessuno, fate quello che volete, perché ricordatevi, la vita è una e se la vivete male non è bello. Cercate sempre di fare quello che vi piace a voi. Da qua è tutto. Buon Natale a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici a quattro zampe. Buon anno nuovo e vi saluto insieme al mio amico Ronny, che vediamo se vuole alzarsi. Ronny, su, 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 dai che vi salutiamo, su, su, guarda lì, guarda lì. Un buon anno da me e da Ronny a tutti, buon 2018 e mi raccomando, fate tanto, ma tanto. Giusto?